pele d'urruti, gosh caviar. Bobo, sei accompagnato da una splendida ragazza. Arrivata, non ci siamo incontrati a chi? Chi è? A chi è in la plaza? Come si chiama? Una compagnera argentina. Dimmi il nome, dimmelo tu. Virginia Pellegrini. Che sei un'avvocatessa, fra l'altro che si occupa di migranti, roba seria. Roba seria, è vero. Quindi noi siamo felici di averti qui a Gosca Via. Andiamo di là, che magari è un po' meglio. Senti, Bobo, ma io me la scoperei la signora, la moglie di Macron, perché c'è un suo perché erotico. Addirittura? Sì, secondo me... Saluto il compagno da Bellardo. Ha un potenziale erotico. Non puoi salutarlo dopo, il compagno da Bellardo? Beh, qua, è arrivato qua. Allora, salutatevi, prego. Ciao, detto, ciao. Saluto il compagno da Bellardo. Ciao. Fulvio Abate, piacere. Ah, ti conosco bene. Allora... No, dice che questa è la moglie di Macron, dice che è buona. No, c'è un suo perché erotico, assolutamente. Non mi sembra, eh. Va bene, è un'opinione. Una signora di una certa età, probabilmente ce l'ha avuto per innamorare un sedicenne. Sì, però nei siti porno la categoria più seguita è la categoria mature. E non lo so perché è un'attività, diciamo, meno... che svolgo con particolare passione. A me non dispiace, passione. Devo dire la verità. Lo so, certo. Perché l'onanismo effettivamente è una delle attività più... Sembra un film tipo la Malizia. È onanista. Sembra un film tipo Malizia, di la verità. È andata male, no? Senti, ma cosa c'è sullo sfondo? Ma non so, vedo delle bandiere. Certo, avevamo in giro la Carla. Abbiamo in giro la Melania. Tu devi sapere... che il 25 aprile del 45 la bandiera rossa della staffetta partigiana con dentro Carla Voltolina, Sandro Pertini, che raggiunse gli insorti operai dell'Ansaldo in quel di Milano, partì dallo studio dell'avvocato Craxi. Tuo nonno. Mi nonno. Il nonnino. Bene. E quindi, no, questo per dire che insomma no, no. Poi alla fine... Scusa. Con tutta sta puzza di fascismo che c'è in giro. Sì, ma torniamo al... Torniamo alla ragazza. Andiamo di là, dai, facciamoci... Ma cosa c'è di là? Di là ci stanno le mura, usiamo le mura come... Ah, come sfondo, come quinta. Va bene, ma questo è, e diciamo... E la tua riflessione? No, la riflessione è... siamo messi così, cioè la televisione. Io me la scoperei. Come diceva Iannacci. Come si chiama? La forza di un... La televisione, la forza di... Chi? Quella lì? La ragazza lì? Non lo so, adesso bisogna vederla meglio. La mi sembra abbastanza... La moglie di Macron. È più carina di Camilla, la futura regina d'Inghilterra. Sì, però adesso... Ti devo comunque, dire al di là adesso della battuta sull'età, a un certo punto, l'amore... No, questi ce l'avevano con voi, con noi socialisti questi ce l'avevano, io lo so perché ci sono stato pure dentro il PC. Per secoli sono andato avanti così. Quindi dicevi? È che al di là della battuta, la First Lady ha un suo peso nella società mediatica, no? Però è un se duro... è carina, non è carina, questo però è... Però è un duro colpo per una vera gauche caviar. Se ci fosse stato... No, perché la Gauche Caviar si è riconosciuta nel giovane banchiere di Rothschild. Ma si dice sia gay, fra l'altro. A questo non saprei. Forse non c'è nulla di male. Beh, no, perché dici forse? Ah, vedi, non sai politica di correct. No, lo sono in questo caso. Ah, ok. Ma sì, adesso no, stiamo sempre a parlare di sesso. Se questa... È vero che è il motore del... Ah, senti la canzone... Comandante Che Guevara, ma non c'entra, cosa c'entra il comandante Che Guevara con la resistenza partigiana, non lo so, ma è tutto abbastanza... Ma se invece avesse vinto Dominique Strauss-Kahn, che praticamente... Anche lui stava con una signora più vecchia, con Anne Sinclair. Sì, però vuoi mettere la percezione fallica di Dominique Strauss-Kahn rispetto a... Ah, non c'è dubbio, il superomismo. A Macron. Beh, qui si è rovesciata, quindi è una grande vittoria delle donne. Andiamo a vedere. Insomma, finché c'è vita c'è speranza.
Ma la piramide invece cosa c'entra? Non è un simbolo. Beh, sì, qui è, da qui è partita. Massonico. Da qui è partita la resistenza. Ma non è un simbolo massonico? Anche. Anche, anche. È un simbolo massonico. Vabbè, comunque. Ma dimmi una parola conclusiva che mi permetta di riflettere sulle cose, permetta a tutti noi di riflettere. Che la vita è sempre un ballottaggio. Sì, però io ti ho detto che io me la scoperei. Come si chiama, fra l'altro, la non signora lo so, Macron? Non lo so. E lo so, è il sogno erotico di molti, ma anche lui, sai, per le donne, eh? Quindi c'è una tendenza Goscavia. A voler stare anche nel letto del Presidente della Repubblica. Va bene, ciao. Addio. Ciao. Tele Durruti, Goscavia.